Diamo il benvenuto a Culture Social Art a Carmelina Michalef Senatore, autrice di un libro, La prigione dorata. Intanto, benvenuta Carmelina. Grazie per avermi invitata. Allora, come dicevo, tu sei una docente, sei un'esordiente scrittrice, perché questo è il tuo primo libro e ha un titolo un po' particolare, La prigione dorata, e parla di accoglienza, parla di immigrazione. Io partirei proprio dal titolo. Perché chiamarlo così? Beh, la prigione dorata è l'immagine che per me meglio rappresenta la condizione di un expat, cioè di una persona che vive fuori dal suo paese di origine e che vive in una zona grigia e che spesso non sa, non vuole e ha dimenticato perfino chi è. Si sente racchiuso in una prigione per l'appunto perché non è accettato dalla società di provenienza, altrimenti non avrebbe senso per lui emigrare e non è accettato neanche dalla società che lo accoglie, dove incontra difficoltà di vario tipo. Tuttavia, questa sua condizione può diventare dorata, può migliorare se già esistono delle premesse che gli permettono una transizione, diciamo così, meno traumatica, sia nella scuola che nella società. Ecco, abbiamo parlato di prigione, ma quali prigioni ci tengono particolarmente legati alla vita e quali invece meno? Io credo che siano le prigioni che annientano la possibilità di vivere serenamente. Sono prigioni che abitano ad un senso della normalità, alla rassegnazione, la paura verso tutto e tutti, e perfino di esprimerla. Questo per non sbagliare, per non deludere le aspettative di un familiare, di un amico e per non restare da soli con se stessi. Sì, questa forse per me è la prigione più grande in assoluto, evitando lo sconforto di andare controcorrente e sperando che tutto si aggiusti da solo. Ecco, nel tuo romanzo la protagonista è una giovane donna. Cosa e chi ti ha ispirata scrivendolo? Rosaria è una parte di me con la quale ho dovuto spesso lottare, ma rappresenta anche tutte quelle persone che ho incontrato nel corso della mia vita, che si lasciavano annientare dal perfezionismo imposto dagli altri e quindi senza mai ascoltare se stessi, senza mai mettersi al primo posto e sopra ogni altra cosa. Sì, posso dire che l'ispirazione mi è venuta anche grazie al mio lavoro di insegnante, stando a contatto con alunni, con colleghi, che qualche volta si sentivano nella mia stessa situazione e comprendendo che quei sentimenti poi non erano soltanto miei, ma di tutti, perché poi alla fine tutto quello che ti accade fa sempre parte di una dinamica sociale più ampia. Quello che fai all'interno del tuo libro è anche un confronto fra due realtà, quella italiana, nella quale nasce e vive i primi anni di vita la tua protagonista, e quella che poi è la realtà inglese, dove si trova a vivere poi da giovane, quindi da adulta. Come si diversificano i due ambienti e quali sono le loro assonanze? Rosaria vive un'infanzia dove le regole e il rispetto verso gli adulti hanno un peso enorme. È una ragazzina curiosa, è apparentemente spensierata e cresce nel contesto culturale dell'Italia meridionale di 50 anni fa, sempre circondata da adulti. Quindi in un mondo fatto di tradizioni, di valori e anche di superstizioni. I giochi fatti in strada con alcuni amichetti del quartiere
sono i suoi unici momenti di libertà. Ed era questa la società di allora, in Italia, così come anche in Inghilterra, dove i bambini erano seen but not heard, cioè visti ma non sentiti, un proverbio dal sapore arcaico e che può sembrare severo al giorno d'oggi, ma che dimostra perfettamente la distanza che allora esisteva tra adulto e minore. Ecco, scrivere è sempre un momento un po' particolare, bisogna immergersi nella scrittura, però qual è stata la parte più difficile da scrivere per te? Beh, sicuramente cercare di entrare nella mente del giovane moderno, raccontando di un mondo che è esattamente agli antipodi di quello attuale e che forse non esiste più. Rosaria, invece, che è la tua protagonista, com'è caratterialmente? Rosaria vive le insicurezze che sono proprie di tutte le ragazzine della sua età. Lei non può confidarsi con nessuno perché la società chiusa non glielo permette. E allora deve farsi strada da sola per uscire dallo stallo nel quale si ritrova. È una strada non facile, tortuosa, ma poi anche l'unica, la sola che le permetterà di intravedere una via d'uscita. Diciamo che ogni libro che viene pubblicato, generalmente l'autore lo dedica a qualcuno. Tu a chi dedichi questo tuo primo romanzo? Sì, questo racconto vorrei dedicarlo a coloro che continuano a credere alle leggi non scritte, secondo le quali si è fatto sempre così, e guai a chi pensa il contrario. Quando ad un ragazzo, per esempio, gli viene inculcato che non è mai abbastanza, che non è nessuno senza l'appoggio di qualcuno, senza la raccomandazione, senza la corruzione, finisce prima o poi con restare intrappolato in una società che è senza risposte. Secondo me bisognerebbe ritrovare il coraggio di dire basta e di vivere fino in fondo ogni esperienza di vita con tutte le difficoltà che comporta. Perché sebbene sia questo il prezzo da pagare quando ti tiri fuori dalla massa, il risvolto positivo è quello alla fine di realizzare i propri desideri e con le proprie forze e soprattutto valorizzando anche i propri errori. Da insegnante, quali sono i tuoi punti di riferimento a carattere educativo? Spesso l'errore è considerato un elemento da nascondere, da combattere. A carattere educativo posso affermare che è proprio l'insuccesso a rappresentare un momento di apprendimento e non la perfezione ad ogni costo. Quando i ragazzi imparano a gestire i propri fallimenti senza subire traumi, imparano anche a gestirsi meglio in tutto e imparano ad avere più autostima e motivazione e a sapersi gestire anche nella vita. Oggi il mondo ci mette anche di fronte a tanti giovani che spesso, come ogni generazione, penso io, perché le generazioni si sono sempre confrontate, le nuove con le vecchie, quindi ci mette anche in confronto con queste nuove tecnologie, con i ragazzi che hanno comunque nuove cose e vogliono esprimere anche tante cose nuove. Ecco, secondo te oggi i ragazzi cosa hanno bisogno di ricevere dalla scuola? Beh, soprattutto più fiducia e più libertà. Ma libertà non vuol dire abbandonarli a se stessi. Libertà vuol dire lasciargli più spazio di esprimere le proprie idee e di non esserli sempre addosso. Guarda, prima di salutarci ti faccio un'ultima domanda, naturalmente ritorniamo all'argomento cardine del tuo libro. Quale
Quant'è che smetti di sentirti un emigrante? Smetti di essere un emigrante quando ti senti finalmente a casa tua, ovunque essa sia. E direi soprattutto stando bene con se stessi, di averci provato, di aver fallito, ed è questo che poi alla fine ti dà quel sentimento di non scappare più. Ti lascia libero di non scappare più e di restare dove sei. Allora, io ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi. Ricordiamo il titolo del libro, che è La prigione dorata, e che possiamo trovare su Amazon, giusto? Sì, su Amazon, sì. Grazie per essere stata con noi. Grazie a Cultural Social Arts e buon lavoro a tutti.